Bisogna fare attenzione nelle curve, qua sono state poste delle palle di fieno a protezione dei corridori, l'ha sbagliata l'impostazione di quella curva a sinistra, Steven Kruiswijk che è uno dei due contrattaccanti insieme a Stortoni all'inseguimento di Konovalovas e di Moreno Fernandez. 6 km all'arrivo, 2 km e mezzo di strada pianeggiante. Hanno una trentina di secondi di vantaggio sui contrattaccanti questi due che sono gli uomini al comando, il gruppo insegue con un ritardo che a questo punto è inferiore al minuto. Betancourt, eccolo qui. Insieme a Marzano, compagno di squadra di Scarponi. Scarponi in testa al gruppo, dove ci sono sempre gli uomini dell'Androni Civi, la squadra di Vizioso. Scarponi comunque l'abbiamo visto lì nelle prime posizioni. È ancora lì, infatti lo vedete adesso, chissà, potrebbe cercare un attacco. L'ultima salita non è dura, a parte gli ultimi 400 metri, quando le pendenze sono alla 10%. Lo avevamo sentito in precedenza al microfono di Piacente, intervistato stamani prima del via da Tortoreto Lido, convinto nella possibilità che quella di oggi fosse una tappa da fuga, nel caso il gruppo arrivasse compatto ai piedi di Castelfidardo, aveva detto Scarponi, qualcosa di sicuro la proverò. Adesso è lì davanti e quindi chissà, potrebbe anche lui tentare un attacco. Nessuno si aspettava l'allungo di Contador a Tropea e con questi ultimi 3 km e mezzo in salita può succedere di tutto. Konovalovas, corridore lituano, ottimo passista in testa alla corsa. Ha già superato insieme a Moreno Fernandez il cartello dei meno 5 al traguardo. Stortoni, è stato ripreso Kruiswijk, si sta riportando su Stortoni anche Lemebel con Betancourt e Marzano. Sta per ricomporsi il quintetto alle spalle dei due uomini al comando che sono ai meno 4 e mezzo. Dietro, attenzione che si è portato al comando Petacchi per Scarponi. Meno 5 anche per i contrattaccanti. Eccola qua l'inquadratura con Alessandro Petacchi che è stato bravo, bravissimo ancora una volta a tenere in una tappa così piena di sali scendi e adesso si mette di nuovo al servizio del capitano Michele Scarponi. Andiamo in corsa da Paolo Savoldelli, a te. Stanno andando molto forti i due fuggitivi su questo tratto pianeggiante, stiamo andando a 48-49 km all'ora, mentre stanno vedendo in questo momento il cartello dei 4 km all'arrivo. Gli inseguitori non hanno più speranza, non li vedono. Il problema per i due fuggitivi potrebbe essere un rientro per il gruppo, perché queste strade permettono una gran velocità e loro due stanno spendendo parecchio e si sa che quando si arriva con uno strappo nel finale, dando tutto, poi alla fine si può restare anche in difficoltà. A voi la linea. Grazie Paolo, nel mondo della tecnologia, anche nel ciclismo della grande tecnologia, contano ancora comunque le vecchie lavagne per segnalare ai corridori i vari vantaggi, le varie situazioni di corsa. I due uomini al comando hanno una trentina di secondi di vantaggio sui 5 contrattaccanti, 52 secondi invece il ritardo del gruppo. Abbiamo capito quindi che Scarponi cercherà di fare la volata, una volata difficile, questo ultimo chilometro che comincia al 5% e 300 metri al 10%, strappo che termina a soli 100 metri dal traguardo. Dietro intanto nel gruppo dei contrattaccanti c'è chi si rialza, perché ormai il gruppo è lì che sta per riassorbire i contrattaccanti, non tutti però infatti insiste e ci prova ancora Steven Kruiswijk. Cominciata la salita, almeno i primi due hanno cominciato la salita. La tirata di Alessandro Petacchi per Michele Scarponi non vuole essere dalmeno Vincenzo Nibali, anche lui vuol provare in una tappa del genere a guadagnare, a rosicchiare qualcosa, infatti avanzano anche le maglie della Liquiga Scalo della squadra appunto di Nibali. Il gruppo non ha guadagnato granché in quest'ultimo tratto, il ritardo 52 secondi, ritardo del gruppo. Circa 200-250 metri, non di più il vantaggio di Kruiswijk sul gruppo, invece in pratica hanno un vantaggio ora di 45 secondi, Moreno Fernandez e Konovalovas. Ancora 800 metri al 5-6-7%, poi una svolta a sinistra, questo momento molto difficile per i due uomini al comando. Hanno già superato i meno 3, Konovalovas e Moreno Fernandez, che sono adesso nel tratto più impegnativo per quanto riguarda la pendenza e anche per quanto riguarda l'aspetto mentale, perché sanno che manca poco alla fine di questo strappo, ma al tempo stesso sanno anche che il gruppo dietro sta recuperando, gruppo
gruppo che intanto sta andando a riprendere Crosswhite sotto la spinta, sotto l'azione degli uomini della Lampre ISD. Scarponi è là in terza posizione. Marzano, Niemez, il forcing della Lampre, 40 secondi adesso il ritardo del gruppo. Tutto il treno della Lampre ISD. Poi c'è quello della Liquigas, nel mezzo una maglia, è la maglia rosa di Alberto Contador che non molla, si è incollato alla ruota di Michele Scarponi. Intanto qua c'è un problema meccanico, si spezza il gruppo in due perché c'è stato questo problema per l'uomo della Movistar e si tratta di Kirienka. Rotonda, poi altri 300 metri e la svolta a sinistra dove termina il primo tratto di salita. Si è voltato per controllare Konovalovas, sempre la Lampre ISD, l'azione davanti per Michele Scarponi, ma controlla Contador, c'è anche Kreuziger là nelle prime posizioni del gruppo. Niemez, adesso è lui al comando. Andiamo da Paolo Savoldelli in corsa. Il gruppo vede i due fuggitivi, si vede a occhio che la velocità del gruppo è nettamente superiore, avranno circa 250 metri di vantaggio in questo momento e la velocità dei due fuggitivi continua a calare. Adesso si sono voltati e si sono resi conto che il gruppo è qui dietro, la velocità è nettamente più alta. A voi la linea. Eh sì, grazie Paolo, lo vediamo anche da questa immagine, da questa inquadratura con il video sdoppiato. Sulla sinistra ci sono i due battistrada, Moreno Fernandez e Konovalovas, sulla destra invece il gruppo che aveva un ritmo decisamente diverso. Pirazzi prova l'attacco da solo adesso, Stefano Pirazzi, un uomo che non ha paura quando c'è da attaccare, quando siamo nei finali delle varie tappe. Vediamo adesso, ha scelto un momento estremamente delicato per questo attacco. 16 secondi in questo momento il ritardo di Pirazzi. Adesso la strada è molto più facile, un falso piano ma tra un po' ricomincia a salire. Ci sarà il secondo tratto di questo strappo, di questa salita verso Castelfidardo. Qua siamo nella parte finale del gruppo. Ha guadagnato al massimo una cinquantina di metri di vantaggio Stefano Pirazzi. Poi Niemez, Scarponi, Contador, Kreuziger, Nibali. Sono tutti lì davanti. Tutti migliori là davanti in una tappa che non ha mai riservato per ora eccessivi problemi ad Alberto Contador e alla sua squadra. Dall'inquadratura dall'elicottero si vede il gruppo, si vede bene come il gruppo si stia riavvicinando a Stefano Pirazzi che ha provato a mettere la testa fuori dal plotone ma adesso sta per essere ripreso mentre sono all'ultimo chilometro. I due battistrada, ultimi mille metri per Moreno Fernandez e per Konovalovas. Hanno scelto due momenti precisi per scattare, lo spagnolo della Katiuscia all'ultimo GPM, quello di Morrovalle al traguardo volante di Recanati invece c'è stato l'allungo, il forcing di Konovalovas e qua siamo con il gruppo. 13 secondi il ritardo del gruppo. L'ultima sorsata di Konovalovas, poi getta via la borraccia. Ormai sono agli 800 due battistrada, ma il gruppo è là, sta rivenendo su di loro. Capecchi in prima posizione, poi Nibali, poi Kreuziger. Moreno Fernandez, anche lui si volta, brutto segno. 650 metri alla conclusione, qua c'è una nuova leggera pendenza prima del traguardo. Contador là nelle prime posizioni con Scarponi e Nibali. Adesso comincia il tratto difficile, ancora 10 secondi ma sta diminuendo il vantaggio, sempre Capecchi in testa al gruppo. C'è stato un cambio dunque nella prima posizione del gruppo, non più gli uomini della Lampre ISD ma quelli della Liquigas. Moreno Fernandez lascia là sul posto Konovalovas, c'è ancora la possibilità per lo spagnolo della Katiuscia, 400 metri alla conclusione, 350 adesso per Moreno Fernandez che deve difendere un vantaggio limitatissimo ma può essere sufficiente per andare a conquistare questa tappa di Castelfidardo. Mi sembra Gadré. Si tratta proprio di Gadré della AG Desert che è riuscito a staccarsi dal gruppo e va a saltare Moreno Fernandez. Il mister ormai del traguardo, Gadré a 100 metri dietro lo sprint, è per la seconda posizione, prova anche Giovanni Visconti, ma ormai è Gadré
che ha scelto alla grande il tempo e dunque va a vincere sul traguardo di Castelfidardo Cadre il suo successo. Secondo Joachim Rodriguez, e poi Visconti, la terza posizione per Giovanni Visconti, dunque la sorpresa nel finale non tanto per la classifica generale quanto per il successo di tappa ai 150 metri, è svanito il sogno di Moreno Fernandez, Gadre protagonista sugli sterrati di Orvieto ma non solo, anche qua sul traguardo di Castelfidardo. Una sparata per questo campione di ciclocross. Andiamo subito da Fabrizio Piacente che ha il suo microfono. Visconti. Sì, siamo con Giovanni Visconti che ha superato da pochissimo il traguardo, ovviamente è stanchissimo. Giovanni, riesci a dirci qualcosa? Ma non ci ho creduto. Peccato perché alla fine veramente c'è del rammarico. Tanto rammarico. Gatto, ho provato a spronarmi in finale ma a volte la testa